Luca, ben trovato. Luca, grazie. Ward, il nostro più grande doppiatore. Beh, vabbè, uno dei tra i più grandi, e attore. E adesso con lui racconteremo ancora una volta come il passaggio non sempre sia automatico tra il dare la voce al cinema e essere poi attore al cinema. Però abbiamo prima un appuntamento, l'appuntamento è il 14 maggio, parliamo di un compleanno speciale, quello di Radio Italia. Immagini. Immagina Van Basten, Pelé, Maradona, una squadra imbattibile con la stessa maglia. E se ti dicessi Laura Pausini, Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, Enrico Ruggeri, Pino Daniele, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, J-Ax, Max Pezzali, Negrita, Modà. Non è un sogno, è tutto live. Radio Italia Live, il concerto. La voce l'avrete sicuramente riconosciuta. Luca, come sarà questo compleanno? Beh, compleanno importante, 30 anni di una radio di solo musica italiana. Quando Mario Volanti, che è il proprietario della radio, la radio è assolutamente una radio indipendente, quando gli venne l'idea di fare una radio di solo musica italiana negli anni 80, dove la musica italiana era abbastanza bistrattata, tutti gli dicevano sei un pazzo, non andrai lontano, e invece la tenacia di quest'uomo con dei collaboratori importanti poi ci ha portato, ecco, al 14 maggio, dove festeggiamo i 30 anni di questa bellissima radio. Piazza Duomo sarà improvvisamente diventerà una sorta di mega discoteca a metà tra la discoteca e lo stadio, insomma, perché poi in realtà, come tu dici bene, la musica, ecco, proprio Radio Italia, solo musica italiana, ecco, però proponi la solo musica italiana 30 anni fa, c'era musica splendida come poi ha continuato a esserci, però era un gesto di coraggio. Di grande coraggio, soprattutto anche di grande capacità di vedere al futuro, di quello che poi sarebbe successo domani. È vero, i nostri cantanti di ieri erano straordinari, ma erano pochi, erano tenuti, esatto, all'angolino da tutte le radio, diciamo, commerciali che c'erano, anche quelle locali. Lui ha dato la possibilità veramente di poter diffondere sempre di più la musica italiana, e non solo in Italia, nel mondo, perché Radio Italia, certo, ricordiamo, fa concerti di musica italiana in tutto il mondo ogni anno. Allora, Luca è la voce ufficiale di Radio Italia, ma è vera questa storia dell'oroscopo? Non ci credo, sì. Tu ce la confermi? Sì, io leggo l'oroscopo la mattina, ma non lo scrivo io, quindi non sono responsabile. Però pensa come sono felici quelli che lo sentono. No, perché dovete immaginare che sono anni che noi tentiamo di rubare, noi tutte le persone che hanno la fortuna di lavorare almeno una volta con Luca, tentiamo di stargli accanto col telefonino acceso, così, no? Con tono molto pacato, a registrare anche soltanto un vorrei un caffè. Ecco, che poi però me ne devo accorgere, perché io poi nella vita parlo romano, non ci sto a pensare alla voce. Sì. Invece, ecco, quando squilla il telefono, lì immediatamente si cambia, no? Si cambia. Sì, sta a parlare, oh, che sta a fare? Pronto, no? Sì, sì, mi dica. Sì, mi dica. Classico. Vediamo un po' di pronto, sì, mi dica, di Luca Ward. Non è stato facilissimo, solo perché noi volevamo fare un intreccio straordinario. Ci è riuscito il nostro Roberto Molli, che avremmo voluto far durare questa parte sobriamente le prossime 3 ore, e invece durerà solo 33 secondi. Vediamo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Capisci quello che dico? Che vorresti dire? Mi chiamo Gerda e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda. Sento che il suo prossimo cliente è qui per ucciderla. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Perché ci emozioniamo sempre? Perché ci emozioniamo sempre? Mi emoziono anch'io, devo dirti la verità, perché poi ho avuto la fortuna di fare dei film che sono diventati dei cult. I dialoghi dei film sono sempre stati molto curati, molto belli, quindi sono rimasti in qualche maniera, da Pulp Fiction al Gladiatore. E questo è molto importante. Infatti, se ci fate caso oggi, se ci fai caso, il cinema non ha più frasi che restano. Io ci faccio caso perché lo doppio, il cinema, sì, americano, il cinema straniero, non ci sono più queste frasi
che ne so, dal Corvo non può piovere per sempre, al Ezechiele 25-17 di Pulp Fiction, al Mio segnale scatenate l'inferno, ecco questi, poi ce ne sono tanti, Sei solo chiacchiere e distintivo, È tempo di morire, Blade Runner. Oggi purtroppo i film si sono un po' impoveriti dal punto di vista della qualità del dialogo. Nel caso di Luca Ward, e ora raccontiamo anche la storia della sua famiglia, perché è una storia che porta già in sé gli estremi dell'eccezionalità, però sapete, gli estremi poi si devono unire e si deve fare da lì, creare un unico filo fatto di professionalità che poi permetta ad una famiglia di portare il proprio cognome ai massimi livelli del doppiaggio. Però questo sì, certamente, quando un doppiatore si sente dire da Samuel Jackson, io credevo che tu fossi nero, sì. Cioè Samuel Jackson pensava che tu fossi un signore con lui. Credo che lo pensi ancora, perché questo succedeva nel 94, mentre facevamo con Pino Colizzi, che era il direttore, Cecchi Gori era il distributore del film Pulp Fiction, e in diretta con Tarantino, al telefono addirittura, all'epoca non c'erano tanti mezzi di importanti di comunicazione, e si faceva al telefono, e a un certo punto una mattina c'era Samuel Jackson che ci seguiva al telefono e mi ha chiesto, mentre lavoravamo, dice: ma tu sei negro? E dico: sì, negro, naturalizza sonna da Ostia, però comunque sono africano. E infatti spesso capita, mi è capitato al Giffoni una volta, mi hanno detto: guarda, sta arrivando Samuel Jackson. Sono scappato, e sei subito, scappato a te, credo. Immediatamente. Allora, la signora Rosaria da Lipari ha scritto una mail molto, molto, molto allegra, chiedendo a Luca Ward, tralascio tutti i complimenti, ma ci si sente più attore o doppiatore nel tuo caso? Perché tu sei un ottimo attore, Luca, capiamoci. Vabbè, adesso, no, io sono nato attore, ho cominciato nel 63 facendo gli sceneggiati della Rai, sì. Quelli che si facevano ancora in diretta. Nel e poi per studiare, per forza, necessariamente ho dovuto smettere di fare l'attore, perché altrimenti non andavo a scuola. Il doppiaggio mi consentiva di rimanere a Roma e quindi di poter studiare. Uh-huh. Che succede? Che poi negli anni 80, quando diventi un pochino più grande, hai conseguito qualche titolo di studio e vuoi ritornare, ovviamente all'epoca già un pochino... ero un pochino conosciuto dagli addetti ai lavori. Uh-huh. E quindi gli addetti ai lavori dicevano: no, questi, tu sei solo una voce, non sei un attore, mentre invece la nostra formazione da bambini era stata fatta negli studi televisivi e nei teatri di posa, quindi nei teatri, proprio il teatro. Esatto. In quegli anni c'è stata una certa difficoltà. Poi devo dire che Rossella Izzo, sì, nel 98 ha cominciato a sgretolare questo muro, comprovando con alcuni di noi a riportarli in televisione. Anche perché il doppiatore deve essere di base un buon attore, quantomeno un buon attore vocale. Poi se c'è tutto il resto, c'è. Grazie al cielo tutto il resto. Ci chiede un nostro telespettatore come si faccia a diventare doppiatori. Evidentemente vuole sapere quale sia l'iter, almeno il primo. Il primo passo è il teatro. È obbligatorio, tanto che noi bambini, che cominciavamo da bambini a fare il doppiaggio, a un certo punto i grandi di allora, che erano Amendola, Locchi, Rinaldi, Izzo, ci dissero proprio, dice: benissimo, siete arrivati 13-14 anni, ok, basta, qui sta cambiando la voce, adesso andate a fare teatro. E lì era anche la difficoltà, perché noi studiavamo, andare a fare teatro significava partire in tournée, all'epoca fare tournée di 3, 4, 5 mesi, e studiavamo spesso con i maestrini nei teatri. Bello, Luca. La formazione comunque parte dal teatro. A me piace tanto la storia di Luca, perché Luca è una persona che ha meritato e continua a meritare ogni singolo applauso che gli venga tributato, perché proprio umanamente è una persona di vero, autentico valore, che dice: noi non gli crediamo in questo, io a Luca credo sempre, ma in questo non gli crediamo, non mi sono mai, diciamo, non ho mai usato la mia voce per sedurre. Va. No, non è vero. Ci ho provato una volta con Giada, con mia moglie, a fare un po' lo spiritoso. Lei mi ha guardato e fa: ma che mi stai a piangere? E lì ho lasciato perdere. L'ho fatto una volta al telefono a un call center per un aeroplano, non c'era posto. Allora lì mi sono un po' impostato, ho cercato, sì, ho detto pure qualche battuta per cercare di farcela arrivare la signorina che ero io. Infatti lei dall'altra parte a un certo punto fa: au, mi scusi, sa, ma che sto a flesciare? Ebbene sì, sono Russell Crowe.
E io lì ho avuto il posto in aeroplano. Ma è meraviglioso, allora lo vedi che l'hai usato per sedurre. Allora, papà di una doppiatrice, Gwendalyn Howard, fratello di doppiatori. Perché, Andrea, Monica, Monica Metello, che è un tecnico invece del doppiaggio. Tecnico del doppiaggio. E la storia è bellissima, una grande passione per il mare ereditata dal nonno William Ward, sì, comandante della Marina Mercantile, di Marina Mercantile Americana, che ha sposato la nonna, che era Iole Burgheri, attrice di teatro, quindi insomma già lì c'era tutto. E poi entra in famiglia un uomo meraviglioso che si chiamava Carlo Romano, al quale noi dobbiamo così tanto, attore splendido, voce splendida, e quindi questo intreccio di arte è arrivato subito nella vostra... Come racconta la serie televisiva Touch, che io poi dirigo come direttore di doppiaggio, siamo tutti connessi. Siamo tutti collegati. Io non dovevo fare questo mestiere perché dovevo fare ben altro, e poi invece purtroppo nella vita accadono delle cose per cui mi sono ritrovato lì. Mia nonna era sposata con un comandante della Marina Americana che però è scomparso prematuramente. Con chi si va a sposare? Con un attore. E che attore? Carlo Romano, e che attore. Allora, c'è il Trono di Spade alle 21.10 su Sky Cinema 1 e poi c'è una notizia che vi devo dare che riguarda Luca Ward e me. Il potere è una cosa curiosa. Vuoi comandare un giorno? Impara a obbedire. Il Trono di Spade, seconda stagione, da venerdì 11 maggio alle 21.10. Solo su Sky Cinema 1. Passerò una serata con Luca Ward. Bene sì, l'ho detto, voi dite tu non racconti mai niente della tua vita? Ebbene sì, questa volta lo posso dire, grazie a Vittoria Cappelli, il nostro Giuseppe Tramontano, la città di Sorrento. Saremo di nuovo insieme per il premio Caruso, che avrà una lunga pagina dedicata a Lucio Dalla quest'anno. Certo, mi sembra anche giusto, è un appuntamento importante, a me piace particolarmente e soprattutto mi piace ritrovarti in questo appuntamento, perché noi ci eravamo già stati insieme due anni fa, poi l'altro anno purtroppo per impegni, vabbè, non ci sei stata, quest'anno ti ritrovo e quindi sono particolarmente contento. Poi mi tratti sempre così bene, guarda. E io concludo ringraziando tutti voi per questa lunga settimana, ringraziandovi davvero tanto perché continuate a essere tantissimi, con una frase del grande Edoardo. Sto con Luca Ward per l'intera serata del 5 luglio a Sorrento. Chi è più felice? E me.